Ti poteva finire 2-0 e rischiava di finire 1-1 a un certo punto. Sì, poteva finire anche di più perché abbiamo avuto quella palla di Adem di testa, ha fatto una grande parata portiera, abbiamo avuto la palla di Juan, insomma da un lato sfortunati, forse dall'altro ecco, dobbiamo imparare un po' di più a gestire il risultato perché gli ultimi 10-15 minuti abbiamo sofferto troppo e due anche magari a cercare di metterlo al sicuro il prima possibile, però oggi secondo me abbiamo fatto una grande prestazione. Parlando del tuo reparto, una ottima difesa contro uno degli attaccanti più importanti del campionato che è anche un uomo mercato. Abbiamo retto bene, e questo anche grazie al lavoro del centrocampo. Marco ha fatto un grande lavoro di sacrificio, veniva tra le linee ad assorbire i tagli di Kossu e grande lavoro da parte di tutta la squadra e questo ci aiuta. Quando tutta la squadra lavora in questo modo, con questo spirito, ci danno una mano. Adri, un gol importantissimo e con una dedica ancora più importante verso la curva di Firenze. Verso la curva e verso il mister e il suo staff. Il loro atteggiamento nei miei confronti, per il loro sostegno durante questi mesi di squalifica e anche dopo. Quindi li tenevo a ringraziarli con il gol, spero di essere all'inizio e di continuare a ringraziarli facendo vincere la squadra. Senti, hai fatto una partita da punta, di fatto hai fatto un gol da punta vera, insomma. Ne capita ogni tanto. Dovevo fare quella punta, l'ho fatta come l'ho fatta anche in diverse partite l'anno scorso, quindi mi trovo abbastanza bene, ma penso che abbiamo uno dei migliori giocatori al mondo in quel posto lì, quindi l'aspettiamo che ritorni. Senti, solo una tua descrizione di quell'episodio che rischiava di compromettere in qualche modo la partita, cioè il gol del 2-0, poi con il fuorigioco e tutta la squadra che è rientrata con un attimo di ritardo, perché nel boato generale non si è sentito il fischio dell'arbitro. Beh, sinceramente non so che era un fuorigioco, perché comunque è stato un tiro fortissimo, un tiro che anche probabilmente se volevi andare a interferire nella direzione della palla non ci riuscivi perché comunque era troppo veloce la palla. È stato strano, non so cosa. Meno male che non ha segnato, se no non so cosa succedeva allo stadio. Hai dato lavoro anche a Borucca, dai. Sì, grande parata e non solo quella, grande partita, grande sicurezza.